In questo tutorial vedremo come dockerizzare un applicativo in Flask. L'applicativo che abbiamo qua è un applicativo molto semplice, proprio una mera pagina che stampa Hello World, ma tecnicamente questo metodo poi vale per qualsiasi applicativo Flask. Non solo andremo a dockerizzarlo, ma lo dockerizzeremo utilizzando... anzi, lo dockerizzeremo in due modi. In questo primo tutorial lo dockerizzeremo facendolo partire tramite appunto il server di Flask, mentre nel secondo tutorial vedete invece come dockerizzarlo usando Gunicorn e il modulo VSG. Però prima facciamolo così, usando appunto il Flask server. Qui dobbiamo creare due file, uno chiamato requirements.txt, dove dichiariamo appunto i nostri packages, appunto i nostri pacchetti Python che ci servono, in questo caso Flask. Poi se nel vostro applicativo avete altri packages, appunto quelli che solitamente installate con pip install, nome del packages, li mettete qua in colonna qua sotto. Poi create un file main.py in cui appunto create appunto la pagina, appunto il percorso, appunto root dell'URL, la funzione hello world che deve ritornare appunto hello world, e qui appunto fate partire il server. Una volta fatto questo, andiamo e creiamo un terzo file, lo chiamiamo dockerfile, e in questo dockerfile appunto allora andiamo a costruire il nostro container. Per prima cosa appunto chiamiamo diciamo il nostro container principale. Possiamo usare ad esempio un container, un'immagine presa da Ubuntu 18.04. Poi se volete mettete appunto una label in cui si dichiara chi è il creatore di questo container, di questa immagine. Appunto label, maintainer, il vostro nome o il nome della vostra azienda, o quello che volete insomma, e qui dentro una vostra email. Ora andiamo ad installare a creare invece andiamo ad installare Python, quindi andiamo a installare tutte le librerie che ci servono tramite appunto il comando apt, quindi run apt-get update -y, ovvero -yes, in modo che non ci chieda conferme nella procedura. Mettiamo appunto un end a capo, se volete, ma a capo oppure sulla stessa riga, nel caso mettete sulla stessa riga senza il backslash, e apt-get install -y python 3pip e python 3dev, e qua volendo potete mettere tutti gli altri pacchetti che vi dovessero servire, ma per questo applicativo basta solo questo. Ora andiamo a copiare il file requirements, quindi andiamo a copiare questo file qua dove abbiamo appunto tutti i nostri libri, dove abbiamo dichiarato le librerie che ci servono. Quindi copy punto slash requirements, ovvero questo file qua, e lo copy all'interno del container in una cartella chiamata slash app slash requirements punto txt. Ora invece diciamo appunto che vogliamo andare ad operare all'interno della cartella app, quindi workdir slash app, in modo che ora tutte le operazioni appunto verranno effettuate all'interno della cartella app sul container. E appunto all'interno della cartella app del container abbiamo requirements.txt, quindi ora possiamo lanciargli il comando run pip3 install -r requirements.txt, in modo che vada a installare all'interno del container tutti i pacchetti di cui abbiamo bisogno. In questo caso sarà solo il pacchetto Flask. E una volta fatto questo andiamo a copiare anche il file main, quindi copy punto, ovvero prende tutti i file presenti, scusate, adesso cancello il file env che non ci serve, va a copiare appunto tutti i file presenti nella cartella questa qui all'interno di app, quindi ricopierà anche il file requirements, a dire la verità, quindi in realtà è un po' ridondante a doppia copia, però vabbè, lasciamolo così.
E abbiamo copiato appunto tutti i nostri file, quindi ora non ci resta che avviare appunto il server di Flask. Per farlo dobbiamo dargli un endpoint di che appunto vogliamo usare il comando Python 3, Python 3, e vogliamo appunto che il comando Python 3 punti a main.py, quindi cmd aperta quadra nelle virgolette main.py, ovvero questo file qua. Una volta fatto questo, non ci resta che appunto andare a creare l'immagine del Docker. Quindi dobbiamo andare nel terminale. Ok, adesso che qua abbiamo i nostri file, quindi andiamo a creare l'immagine del Docker. Farlo, quindi facciamo Docker build. Qua gli dobbiamo dare un nome al nostro container. Mettiamo di volerlo chiamare Flask demo. Poi mettiamo due punti latest per dichiarare che è la nostra, che è l'ultima versione. Scusate, Docker build -t, che sta per tag, credo. Ups. -t Flask demo latest, e punto, ovvero diciamo che deve appunto prendere il Docker file che è presente in questa cartella Dockerize Flask. Lanciamolo, vediamo che succede. Ok, prova a scaricare tutte le immagini che servono. Io nel mio caso le avevo già installate, quindi sarà un po' più veloce. A voi la prima volta ci metterà un po', perché dovrà scaricare l'immagine di Ubuntu 18. Ora sta andando a creare il file. Cioè, o meglio il container, o meglio l'immagine del container. Il container andremo a crearlo dopo. Ora sta installando appunto i pacchetti, come vedete run pipe3 requirements. Dovrebbe essere andato a buon fine. Se noi facciamo un docker images, come vedete qua, come ultima immagine appunto abbiamo il nostro flask demo. Ora quindi dobbiamo solo far partire il nostro container. Quindi per farlo possiamo fare docker run -- name, possiamo chiamarlo anche questo flask demo. Poi dobbiamo dirgli che lo vogliamo sulla porta 5000, che appunto punti alla porta 5000, perché flask appunto all'interno del container gira sulla porta 5000. Poi gli diamo un -d e andiamo a chiamare appunto il nostro applicativo, la nostra immagine che avevamo chiamato, credo, flask demo. Se volete basterebbe flask demo, ma se volete potete fare flask demo due punti latest. La lanciamo, facciamo docker ps. Come vedete la nostra applicazione, appunto il nostro container sembra attivo, quindi ora non ci resta che copiare questo indirizzo 0.0.0.0.0.5000 e lo mettiamo qui, guardiamo se va. E non va. Come mai non andrà? Per vedere come mai non va, lo blocchiamo, facciamo docker stop
flask demo. Ora lanciamo un flask start meno i. Ok, all'interno sembra andare, ma come vedete sta andando sulla port sull'IP 127, mentre dovrebbe andare sul che quindi funziona solo all'interno del Docker. Per renderlo pubblico avremmo dovuto metterlo sull'appunto lo 0.0.0. Quindi per farlo dobbiamo andare a correggere il nostro Docker e ricreare l'immagine. Allora, credo che dobbiamo quindi andare in main, qui dove c'è debug, fare virgola host uguale aperti apici virgolette 0.0 0.0.0. Fatto questo, torniamo qui e torniamo su. Andiamo a ricreare la nostra build, quindi come abbiamo fatto prima, docker build meno t flask demo latest, due punti latest spazio punto, perché dobbiamo ricreare appunto una nuova immagine. Dovrebbe essere più veloce ora perché appunto avevamo già via buona parte dei container che servivano per crearla. Quindi ora che l'abbiamo creata dobbiamo andare a rimuovere il nostro vecchio container docker rm-f flask demo. Torniamo su, aspettate, canzone, e rilanciamo il nostro container, quindi docker run meno name flask demo meno p porta 5000 meno d flask demo latest. Guardiamo. Ok, ora torniamo qua sulla porta. E come vedete ora è andato. E quindi ecco, così abbiamo dockerizzato il nostro primo applicativo in Flask. Questo non è il metodo migliore perché per due motivi, ora lo faccio vedere. Il primo motivo appunto è che stiamo usando il server interno di Flask, mentre che è meno prestazionale rispetto a un USG. E la seconda ragione è che questa è un'immagine abbastanza pesante, 478 mega. C'è un modo per farla più leggera. E lo vedrete nel prossimo tutorial. Per questo tutorial invece è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.